Adesso voltiamo pagina, apriamo la nostra finestra esterna. In diretta da Pescara c'è Paolo Renzetti all'interno di un'azienda di trasporti e logistica, azienda tra l'altro che è stata in prima linea durante la fase 1 dell'emergenza per il trasporto gratuito di materiale sanitario nei presidi della provincia di Pescara. Comunque ci dice di più Paolo Renzetti e l'ospite che ha al suo fianco, a cui do il buongiorno. A te Paolo. Grazie, grazie Alfredo. Buongiorno, buongiorno da Pescara. Siamo nella sede dell'azienda L Transport SPA e con la dottoressa Luciana Ferrone, amministratore delegato di questa azienda che, come diceva anche il collega da studio, è stata impegnata, è stata in prima linea anche nel periodo dell'emergenza sanitaria. Avete lavorato nei mesi scorsi e tanto, continuate ovviamente ancora di più a lavorare anche oggi. Certo, noi ci siamo adoperati a tutte le richieste che sono pervenute nel periodo del lockdown, quindi abbiamo predisposto che i mezzi consegnassero in diretta e velocemente tutto il necessario alla sanità, sicuramente. Prima di parlare ancora in maniera più approfondita di quello che la L Transport SPA fa tutti i giorni in Italia, in Europa e nel mondo, io parlerei anche di quello che è accaduto invece qualche giorno fa, una importante nomina che è la riguardata come presidente dell'imprenditoria femminile per quanto concerne la Camera di Commercio di Chieti Pescara, una nomina di valore importante. Sì, esatto, io sono onorata di questo compito e ho intorno a me una squadra di validissime imprenditrici e credo che insieme ce la metteremo tutta per affrontare le tematiche, le grosse problematiche che ci sono nella nostra società. E quindi abbiamo già convocato un primo incontro per martedì 9 giugno e cominceremo a lavorare sodo tutte. Queste donne sono tutte molto preparate, delle imprenditrici molto valide e quindi sicuramente troveremo una quadra per cercare di intervenire nel migliore dei modi, supportati dalla stessa Camera di Commercio e dagli altri organi regionali e anche nazionali, mi auguro. Imprenditoria al femminile, si parla tanto delle donne imprenditrici oggi nella nostra regione, nel nostro paese. Quanto è ancora difficile per una donna affermarsi ad alti livelli? Sì, purtroppo è così. La donna che se ne dica ha sempre qualche problema in più rispetto a un uomo, perché comunque è genitrice, perché comunque ha dei figli a cui accudire in prima persona rispetto a un uomo, perché comunque viviamo in una società che non consente e non ha grosse strutture adatte a supportare il lavoro delle donne. E questa è una cosa anche su cui bisogna lavorare per il futuro. Perché io credo nella parità di genere, ma soprattutto credo nella forte collaborazione tra un uomo e una donna, perché un uomo e una donna che lavorano insieme, non contro, ma a braccetto, possono fare tante cose in più nell'ambito societario, a livello lavorativo, a livello anche della famiglia. Quindi questa antica opinione della donna, dell'uomo, le contrapposizioni, credo che siano un retaggio culturale che ormai sono veramente da eliminare. Parliamo allora, ne abbiamo parlato in apertura, torniamo a parlare della vostra azienda, un'eccellenza della nostra regione, leader nel nostro paese nel trasporto delle merci industriali. Voi lavorate in tutto il mondo, in Italia e in Europa, per il trasporto di merci industriali e i vostri clienti sono le più grandi multinazionali. Sì, esatto. La nostra è una società fondata da me e nella quale poi hanno confluito parte della mia famiglia, tra cui mia figlia Paola, mio genero Domenico, l'altra mia figlia Ilaria, quindi è un'azienda a carattere familiare pur essendo una SPA. È un'azienda in cui noi siamo di persona a lavorare, in cui di persona affrontiamo le tematiche, i problemi. Abbiamo una sede molto importante a Piacenza, all'Interporto di Castel San Giovanni, dove abbiamo numerosi hub, numerosi magazzini e da dove gestiamo un po' tutto quello che è il mondo industriale che ci appartiene. Facciamo logistica nei nostri magazzini. Lavoriamo con molte industrie importanti a Possiamo livello. fare anche qualche nome? Sì, ma uno tra tanti, che ne so, Leroy Merlin, Brico, ne abbiamo Campari, insomma abbiamo grossi colossi che serviamo da tantissimi anni e questo in fondo, il fatto di essere fornitori affidabili da tanti anni, dimostra che l'azienda tutto sommato si muove secondo certi canoni. Se voi guardate un attimino, qui abbiamo degli schemi dove noi lavoriamo in
contemporanea con le filiali, dove ci raffrontiamo ogni momento, dove sappiamo in tempo reale dove si trovano i mezzi, per cui se un cliente ha bisogno di sapere a che ora arriva il suo mezzo a portargli la sua merce, noi siamo in grado di dirgli in tempo reale è a 15 km dal tuo magazzino e a 7 km. Le tematiche, le problematiche del momento vengono affrontate da tutti e quello che io tengo particolarmente a dire è che tutto questo è fatto da una squadra formidabile. I miei operatori sono formati direttamente da noi e sono veramente molto attenti, è una squadra molto forte, molto agguerrita, molto personalizzata alla nostra azienda, che credono nell'azienda e soprattutto nella meritocrazia, perché cerchiamo di inquadrare anche le persone in una maniera che si sentano gratificati di quello che fanno e lo svolgono nel migliore dei modi, perché si sentono parte importante, fondamentale dell'azienda. Paolo, diceva un'azienda... Paolo. Sì, Alfredo. Scusa, volevo fare una domanda alla dottoressa Ferrone. Che invece ci riporta un po' anche all'emergenza sanitaria. Volevo sapere qual è stato il ruolo della logistica e del trasporto merci nella prima fase di questa emergenza, quando insomma c'è stato bisogno di proseguire nell'approvvigionamento soprattutto dei beni di prima necessità con tutte le difficoltà del caso. Sì, guardi, è stato un periodo complicato, perché era svegliarsi la mattina e non sapere cosa ti aspettava il giorno, perché c'erano aziende che chiudevano, aziende che riaprivano, c'era una situazione molto confusa. Quello sul quale noi abbiamo puntato molto è stato proprio l'essere presenti assolutamente per le emergenze, quindi noi non abbiamo mai chiuso, abbiamo lavorato in smart working, abbiamo chiuso gli uffici ma abbiamo lavorato tutti da casa e siamo stati presenti a tutte le richieste necessariamente. Poi ci sono state situazioni di disagio, perché magari c'erano dei magazzini chiusi, altri aperti, le categorie merceologiche non chiaramente inquadrate, quelle da tenere chiuse e quelle da tenere aperte, però diciamo che c'è stata anche molta, molta collaborazione, quindi tutto sommato siamo riusciti a svolgere il lavoro in una maniera più che soddisfacente, direi. Che cosa è cambiato invece in questa fase 2 e che cosa si aspetta per i prossimi mesi? Io vedo che è cambiato tanto nel senso che c'è una specie di paura negli investimenti, e questa è una bruttissima cosa, perché un imprenditore normalmente per la sua azienda investe. Noi per esempio investiamo molto in tecnologie, in mezzi, e adesso c'è un po' da tutte le parti, anche a livello industriale, un po' di timore negli investimenti, perché insomma immaginiamo una seconda ondata di questa turbolenza e significa veramente mettere in ginocchio tante situazioni. Io quello che mi auguro che invece sia stato afferrato è il concetto che io ho sempre sostenuto, che l'Italia deve essere un paese autonomo, cioè autonomo nel senso di vista produttivo. Immaginiamo cosa sarebbe successo se non avessimo prodotto abbastanza pasta, abbastanza pomodoro, abbastanza derrate alimentari, avremmo avuto le stesse problematiche che abbiamo avuto con l'approvvigionamento delle mascherine. Invece i nostri scaffali dei supermercati o dei nostri negozi erano tutti pieni, questo significa che il fabbisogno era e la produzione era interna, quindi secondo me c'è da riflettere anche su questo aspetto, che significa riguardare molto il nostro prodotto interno lordo. Paolo, per la chiusura. Sì, certo, siamo quasi in chiusura di questo collegamento. Lei parlava all'inizio proprio di questa azienda, di questa impresa che lei ha creato con la sua famiglia, una impresa tra virgolette a condizione familiare, perché mi diceva prima del collegamento che avete oltre 100 dipendenti. Sì, esatto, abbiamo oltre 100 dipendenti, un'azienda che cresce, è un'azienda un po' in controtendenza se vogliamo, perché la nostra è un'azienda che aumenta ogni anno di fatturato e che bilancia bene le sue scelte. Io mi permetto di dire, non me ne voglia nessuno, che questo un po' è il fatto di essere capitanata da donne, un pochettino ha fatto la differenza, no? E quindi è vero, perché anche perché ricordiamo proprio, l'abbiamo fatto in apertura, questa sua fresca, freschissima nomina a presidente dell'imprenditoria femminile della Camera di Commercio di Chieti. Pescara dunque impegnata con la sì. Camera di Commercio e anche con la sua azienda, sì. Un doppio binario. Sì, sì. Io credo fortemente nell'impegno sociale e noi abbiamo anche, siamo tra i fautori
autore e fondatore di una scuola di logistica che quest'anno vede i suoi primi allievi diplomarsi che si sono occupati tutti. Quindi io credo che ognuno di noi nel suo entourage deve fare tutto quello che è possibile per migliorare l'economia locale e non solo. Grazie a dottoressa Luciana Ferrone, amministratore delegato della L Transport SPA di Pescara. E da Pescara è tutto, grazie a Loris Bennato. Linea che può tornare allo studio, a te Alfredo.